buongiorno a tutti. Vigilia di Torino-Napoli in questo venerdì. Parleremo di questa partita, parleremo soprattutto, come stiamo facendo un po' da qualche giorno, anche di mercato, di prospettive future del nostro Napoli. Ne parleremo soprattutto con voi allo 081-636-363 e al 339-666-9990 per quanto riguarda WhatsApp, scritti e vocali. Ne parleremo sicuramente con Raffaele Auriemma. Qui do il mio buongiorno. Ciao Raff. Ciao Andrea, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Proviamo ad avere un collegamento migliore. Tony già è all'opera in tal senso. Oggi si torna a parlare molto del rinnovo di Mertens. A un certo punto sembrava una cosa improbabile, poi è sembrata una cosa fin troppo certa, e finché non ci sono le carte firmate, Raffaele, di certo non c'è niente. Oggi siamo di nuovo in una situazione di apparente limbo. Tu come la vedi questo discorso, e quanto credi poi vada a inficiare la prospettiva di cedere o meno Victor Osimhen nella scelta? Anche se poi teoricamente il Napoli ha Petagna come vice Osimhen, no? Mertens dovrebbe essere una cosa a sé. No, ma non c'entra il ruolo. Mi senti bene adesso? Sì, perfettamente, sì. Non è una questione di ruolo, Andrea, è una questione di opportunità. Tu hai già perso il capitano Lorenzo Insigne, che è a Toronto. Se cedi pure Osimhen perché sarai costretto di fronte ad una offerta a cui non puoi rinunciare, che fai? Perdi anche Mertens, cioè perdi i tre pezzi principali dell'attacco. Con chi resti? Chi giocherà l'anno prossimo? Sì, uno l'hai già preso, Quaraschelio, che è molto bravo, ha 21 anni, ma ha vissuto finora una realtà calcistica diversa, non voglio dire inferiore, ma diversa rispetto a quella italiana. Quindi gli devi dare il tempo anche di ambientarsi, magari lo farà anche rapidamente, però devi mettere in conto che potrebbe passare un po' di tempo. Poi chi prende al posto di Osimhen? Scamacca? Terrier? Benissimo, però parliamo di prospetti che fino ad oggi non hanno mai lottato per nulla di concreto. Allora perciò ti dico, è vero che il Napoli ha in mente di fare una spending review, però pensare a un ridimensionamento io non ci credo, in tutta onestà, e quindi direi di aspettare il procedere degli eventi prima di dare dei giudizi. Sicuramente ieri c'è stata quest'altra cena, diciamo anche un'occasione per festeggiare la qualificazione in Champions League. Insomma, delle ricostruzioni di stampa parlano anche di un lungo colloquio tra De Laurentiis e Spalletti, non per forza su temi di calcio, poi a capire di cosa hanno parlato, ma sono due uomini con tanti interessi, quindi non faticano sicuramente a collimarne alcuni. Fammi fare male, ciò. Allora, ma perché nelle altre cene questo colloquio tra De Laurentiis e Spalletti non c'è stato? C'è stato ieri sera e basta. Io credo che siano ricostruzioni fantasiose. Tu sei troppo malizioso, perché sai che a volte tocca allungare il brodo e quindi uno magari viene a conoscenza di un paio di parole e le fa diventare 100. Guarda Andrea, io il brodo non lo allungo mai con l'acqua, ci metto altro brodo. Magari di altra qualità, ma sempre brodo trattasi. Torniamo ad ascoltare la vostra voce, anzi iniziamo per quanto riguarda oggi. 339-666-9990 per WhatsApp, scritti e vocali, ecco il primo. Ciao Raffaele, ciao Andrea, buongiorno. Ciao, buongiorno. Come ci sono insieme Forza Napoli. Raffaele, comunque gamma di Davide Sancellotti, porta di gamma di un binario della Champions League. E Napoli sarà tolto Ancelotti. Perché Ancelotti a Napoli è andato bene, in Spagna Ancelotti è andato bene. E poi Napoli, Spalletti rimane a Napoli o se ne va? Ciao. Beh, si riapre il discorso Ancelotti, io eviterei anche se posso, ecco, perché trovo la vicenda un po' stucchevole. Quelli che non capiscono glielo dobbiamo spiegare. Ancelotti non ha vinto al Real Madrid perché è Ancelotti, e tutto sommato è andato in finale di Champions, poi la deve vincere ancora, no? Ma Ancelotti vince con le squadre dove non ci sono Zielinski e Fabian Ruiz, ma dove ci sono altri calciatori che costano un po' di più e che hanno un valore superiore, che hanno vinto qualcosa nella propria carriera, no? Nella propria carriera. E invece al Bayern Monaco l'hanno preso a pedate a stagione in corso ad Ancelotti, all'Everton Ancelotti
ha fatto fare un mercato, lo ripeto, insieme a Benitez hanno speso 500 milioni di euro. L'Everton rischia di retrocedere quest'anno, amici, cioè non è l'allenatore che ti fa vincere, è la squadra che gli dai che fa vincere, altrimenti sarebbe facile, no? De Laurentiis sa quante volte avrebbe, ma d'altra parte l'ha preso Ancelotti e Ancelotti l'ha dovuto mandare via, perché altro che vincere, il Napoli stava rischiando di retrocedere. Sì, a chi giustamente potrebbe dire ma là, il Real Madrid veniva da una stagione rovinosa e più o meno ha la stessa squadra, è vero, anche se per esempio Camavinga è un giocatore che non so se Real Madrid avrebbe fatto lo stesso percorso senza i suoi break nel secondo tempo, no? Perché poi sono state tutte rimonte e lui entrava dalla panchina dando sempre un grande contributo ed è arrivato quest'estate. Ma al di là di questo, non so se hai letto quello che ha detto Kroos dopo la partita. Ha detto Ancelotti è venuto a chiedere a noi senatori dei consigli sulle sostituzioni da fare nel supplementare, che non è un modo per dire che Ancelotti non le sapeva fare da solo, no, è specchio di come lui sia bravo a creare questa armonia nella secondare, nel creare armonia tra i campioni, poi ci pensano loro, no? Quella è la specialità di Ancelotti, di cui si è sempre parlato. Evidentemente, esatto, devi avere i campioni. Se hai i campioni, gli puoi delegare tutto, decidono loro chi deve entrare e chi no. Tu devi essere un primus inter pares, il senatore nel Senato. Ma nel Napoli a chi delegavi il compito di fare le sostituzioni? Magari in Germania ha funzionato meno, perché i tedeschi sono più abituati a sentirsi dire quello che devono fare, no? Sono più abituati così, cioè, quindi quando scatta l'armonia un campione è libero di rendere al meglio, ecco che il Real Madrid può passare da una stagione anonima a vincere il campionato e andare in finale di Champions. Ma al Napoli, cioè, non è che tu dici a Fabian e Zielinski, che tu hai citato come esempio, dai ragazzi state tranquilli, date il massimo di voi stessi, cioè serve qualcosa in più, serve costruire qualcosa, perché non sono i migliori centrocampisti del mondo, sono due ottimi centrocampisti a cui va data una guida, non tanto un essere messi a proprio agio, perché quello non basta. Ecco, questa è la mia opinione, almeno sul perché Ancelotti vada benissimo a Madrid, un po' meno bene a Napoli. Io provo raccapriccio che ancora adesso, hai visto, il Real Madrid ha vinto, non ha vinto, ma il Real Madrid ha vinto pure prima di Ancelotti con altri allenatori, non è che ha vinto solo con Ancelotti, sai, il Real Madrid quando ha avuto Ancelotti ha vinto, no, il Real Madrid ha vinto sempre con o senza Ancelotti, perché si chiama Real Madrid non perché si chiama Ancelotti, non lo so. Ma bisogna spiegarlo ancora questo percorso. C'è il messaggio di un ascoltatore con cui vorrei chiudere questo blocco, che dice: ricordo che al Real Madrid Zidane ha vinto 3 Champions di fila e mi pare non abbia allenato né più prima né più dopo. Ecco, direi che questa è proprio la sintesi. Ma non tutti ci arriveranno, quindi non fa niente, non è che speriamo di far capire a tutti. Fermiamoci adesso per qualche istante di pausa, poi torniamo con un ospite a noi molto gradito nella vigilia di Toro Napoli, tra poco. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Rieccoci in diretta, come detto abbiamo un ospite che conosce molto bene sia la piazza di Napoli che quella di Torino. Do qualche numero: 76 presenze per lui con la maglia del Toro, 43 con quella del Napoli. Al telefono con noi c'è Omar El Kadouri. Ciao Omar, buongiorno. Ciao a tutti, ciao Omar, grazie di aver accettato il mio invito, ovviamente è sempre un piacere sentirti, stai bene? Sì, sto bene, dai, sto tornando di un piccolo infortunio e niente, per il resto tutto bene qua. Io credo che, Andrea, Omar El Kadouri, ma non perché ce l'abbiamo al telefono, perché conosci la mia schiettezza, sia uno di quei calciatori che ha ottenuto meno di quanto meritasse per il talento, per la capacità tecnica, per la capacità di stare in gruppo e anche per il fisico di cui è dotato, quindi secondo me avrebbe meritato tanto di più. Mi dispiace Omar, peccato. Sì, purtroppo così, sai, sono un po' di scelte sbagliate, forse un po' di sfortuna, ma comunque sono orgoglioso di quello che ho fatto e che sto facendo, anche secondo me penso che avrei potuto
fare di più. Sì, Omar, che comunque ha vinto nella stagione 2018-2019 un campionato col PAOK Salonicco, e credo che lì, per anche per, diciamo, un discorso ambientale, qualcosa che ti resta comunque addosso, no? Come è un gran bel ricordo, ecco. Sì, sì, perché la situazione era un po' come a Napoli, erano più di 30 anni che non vincevano il campionato, e quindi noi siamo riusciti a vincere il campionato senza perdere una partita, e quindi qua era una festa in tutta la città, era, i tifosi erano impazziti, era bellissimo. Abbiamo vinto anche delle tre coppe qua, sì, di Grecia, però il campionato era qualcosa di diverso. Sì. Omar, immagino che tu pensassi, speravi che il Napoli vincesse lo scudetto quest'anno. Credo che mai come questa volta, forse anche più dei 91 punti con Sarri, questa squadra è andata vicino al Versailles. Sì, sì, purtroppo quest'anno ci credevo davvero, e penso che avevano le capacità di farlo. Poi queste tre partite purtroppo sono andate male, e così mi dispiace, perché quest'anno era il momento giusto, secondo me, ma non è riuscito neanche questa volta. Ma rimane, secondo me, una stagione positiva per il Napoli, devono chiuderla bene. Però sì, mi dispiace tantissimo, mi sarebbe piaciuto molto, e avevo in mente, se il Napoli vincesse lo scudetto quest'anno, di venire giù a magari a vedere l'ultima partita o a vedere i festeggiamenti in città, perché deve essere qualcosa di speciale. Vedi? Molti ex dicono questo, no? Che tornerebbero a Napoli per godersi la festa. Omar, tu non hai vissuto l'anno dei 91 punti, se non vado errato, perché eri già andato via, però hai vissuto il primo anno di Sarri, quello in cui Napoli comunque per ampi tratti della stagione fu molto vicino allo scudetto. Io ho una domanda che ti voglio fare, perché ci vorrei capire un po' di più, no? Si parla tanto di questo discorso della mentalità, dell'abitudine a vincere, delle gambe che magari tremano un po' nei momenti decisivi, cioè si avverte questa sensazione come se a Napoli o comunque in queste piazze che pare che debbano fare sempre una grande impresa per vincere qualcosa, sia più difficile vincere che altrove, cioè serve questa esperienza, questa aver già vinto per vincere un campionato? Sì, come si dice in francese, non so se si dice in italiano, vincere aiuta a vincere. Sì, si dice. Purtroppo quando in squadra hai giocatori giovani che per il momento hanno vinto poco in carriera, serve quell'esperienza lì, nei momenti chiavi essere pronti. Il Napoli secondo me ha fatto una stagione straordinaria, però in queste ultime, cioè senza contare la partita del Sassuolo, queste tre partite dove hanno perso punti, boom, mi è sembrato che è mancato un po' di pazzia, di, non lo so, sembrava che la partita tipo contro la Roma, contro la Fiorentina, sembravano una partita normale di inizio campionato, invece doveva essere la partita della vita, e mi è dispiaciuto perché davvero si poteva fare qualcosa di grande quest'anno con questa squadra, ma è mancato, non lo so, l'esperienza sicuramente, e poi quel qualcosina che le squadre vincenti hanno, che bisogna imparare nel calcio. Sì, però Omar ha inquadrato il problema, no? Perché se il Napoli è stato dominante, tra l'altro 13 volte primo in classifica nel campionato, più di tutti, non è che in tre partite poi quella squadra improvvisamente si liquefa. Evidentemente l'aspetto per poi riaccendersi in quel modo col Sassuolo, no? Io ritengo che l'aspetto caratteriale sia determinante, perciò chiedo a Omar: ma tu le avresti giocate così quelle due partite cui hai fatto riferimento? Cioè anche tu saresti stato coinvolto e trascinato in una partecipazione emotiva modesta rispetto all'importanza
di vincere la partita per essere primi? Diciamo che sai, quelle partite è ovvio che c'è più pressione perché sei lì per vincere il campionato di fine stagione, però puoi anche giocare male, ci sta di giocare male, però secondo me è mancata questa determinazione, questa voglia di spaccare tutto, anche perché c'era il San Paolo che era pieno, perché io ho visto la partita in diretta, tutte e tre, sì. Cioè, soprattutto le due contro la Fiorentina e la Roma, c'era San Paolo pieno e secondo me questo ti deve dare una forza, anche se giochi male, però la voglia di andare a vincere la partita. E purtroppo è mancato questo, non so se era stanchezza fisica o mentale o non lo so, però vedendo il Napoli prima e in queste partite non l'ho riconosciuta, ma rimango dell'idea che comunque rimane una stagione positiva per il Napoli. Ovvio che le aspettative poi quando sei primi in classifica vuoi vincerlo, ma sì, voi non ce l'avevate quell'ansia nelle ultime partite del campionato col PAOK quando vinceste? Siete riusciti? Come? No, dico quest'ansia, questo timore forse di vincere, di elevare il proprio status, non ce l'avevate col PAOK nelle ultime partite? Poi addirittura quando vinceste il campionato, dico no, travolgeste l'Olympiacos nello scontro diretto, quello che a Napoli è un po' mancato, perché con Milan e Inter al Maradona ha fatto un punto e forse anche lì magari si è giocato un po' le sue possibilità. Sì, noi mi ricordo, penso mancavano 7-8 partite alla fine, forse giocammo con l'Olympiacos in casa, avevamo 4 punti di vantaggio e era la partita che poteva decidere tutto, e io mi ricordo che questa partita prima di iniziare la partita sapevamo che era nostra, c'era un'atmosfera nello stadio, cioè, vedevo i sguardi dei miei compagni e infatti l'Olympiacos dopo 50 minuti penso che stavamo vincendo 3-0 massacrandoli, ed in questi momenti qua che... chiave della stagione, è così che bisogna entrare in campo, ma sì. Se entri con la paura diventa difficile, è così. Perché gli è avversari così. Sono forti anche. Credo che la fotografia Raffaele di Omar sia perfetta, sono cose lucidissime e condivisibili. Hai sentito il tuo vecchio capitano Hamsik per fargli i complimenti? No, non l'ho sentito, però vorrei fargli i complimenti perché il suo primo campionato vinto, quando ho letto questo mi sembrava pazzesco, però alla fine sì, il suo primo campionato vinto, che è un giocatore straordinario, pazzesco, una persona ancora di più, e se lo merita per la carriera che ha fatto, e questo se lo merita davvero. È vero, se lo merita di sicuro, ma comunque tanti ex del Napoli, ne parlavamo ieri, sono andati a vincere altrove, penso ad Albiol che ha vinto in Europa League, Manolas quest'anno che ha vinto proprio in Grecia e chi altri, ci sono stati anche altri nomi, Hamsik in Turchia ovviamente, Higuain è andato a vincere però lui in maniera un po' più semplice, diciamo così, sì. Prima o poi toccherà anche a noi, Omar, che ti devo dire? Sì, speriamo davvero, perché penso che la gente se lo merita lì a Napoli, perché sono tutti dietro al Napoli e aspettano da troppo tempo, però penso che prima o poi succederà e spero di esserci per vederlo dai miei occhi. Esattamente, ti aspettiamo Omar con grande piacere, grazie sempre per la tua disponibilità. Grazie a voi. Grazie di cuore a Omar El-Kadouri, che è stato diverse stagioni con il Napoli, insomma lui fu prelevato dal Brescia, doveva essere anche un po' per questa provenienza l'erede di Marek Hamsik, poi come diceva Raffaele, anche se qualche sprazzo di luce, no, si è visto nelle prestazioni di marocchino, poi non arrivò mai quel salto di qualità, purtroppo. Ci chiedeva questo amico, chiedete a Omar se si ricorda di quel 3-3 con la Steaua Bucarest, purtroppo non ce l'abbiamo più al telefono, ma credo che se lo ricordi e come. Non mi pare che ci fosse, no? Devo controllare, lo sai? Perché Napoli di Sarri, non mi pare che lui
ci fosse. Lui arrivò, no, lui arrivò secondo me con Mazzarri ancora, però non so dirti se in quella stagione. La partita di Leandrigno, la parte finale, quando Mazzarri mise dentro tutti gli attaccanti. No, Dumitru, Leandrigno arrivò molto dopo. Sì. Dumitru, sì, mi ricordo un attaccante di colore. Il nuovo Balotelli si diceva, si è detto anche. Dumitru, a proposito di giocatori che hanno un po' deluso le attese, andiamo ad ascoltare rapidamente un messaggio vocale poi ci fermiamo. Eccolo qui. Ciao Andrea, sono Giuseppe. La gente è incredibile, guarda l'Angelotto, cioè chi sta vincendo di tutti i massimi club europei? Everton e Napoli ha fatto solo brutte figure. Ma che ci sta a parlare? Uno che si gira dalla panchina e dice datemi un consiglio, ti fa capire la qualità che tengo qua la panchina, no? Marcello e roba varia. Cioè, voglio, ma chi non l'ha aperto qua, non ha fatto niente. Andiamo a ringraziare Benitez, al limite, che ci ha fatto lotta per scelte tra quarto portando di calciatori, con i balica, Ione, eccetera. Ma di che stiamo parlando? Ha dimensionato il Senato, pure il sistema Angelotto, facciamo quello che ha fatto Angelotto a Madrid. Dai, io sono d'accordo, ma è inutile ripeterci. Io penso che probabilmente, per esempio, Sarri 91 punti al Real Madrid non li faceva. Forse per lui è meglio farlo allenando calciatori giovani che fanno tutto quello che che lui gli dice. Al contrario, credo che Ancelotti non li avrebbe fatti a Napoli. Ecco, questo è un po', secondo me, il discorso. Una coperta dipende com'è, da che lato la tiri, ecco, tutto qui. Dobbiamo fermarci, poi abbiamo un altro collegamento, parliamo anche di calciomercato. Prima un amico ci chiedeva se possiamo dare per certo che Spalletti resti a Napoli, ci faremo aiutare anche dopo la pubblicità da un altro ospite in tal senso, a tra poco. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma, si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma, si gonfia la rete. E con al telefono Michele Criscitiello, che salutiamo. Ciao Michele, buongiorno, grazie per essere con noi. Ciao, buongiorno, ben ritrovati. Mi presento, grazie davvero della tua disponibilità. Sempre, caro Michele Criscitiello, anche se sei gonfiata quella rete, del però, Purtroppo hanno sbagliato rete. Ma secondo te, Michele, perché quelle tre partite che hanno condannato il Napoli a non lottare per lo scudetto fino alla fine? È stato un peccato, l'ho detto in vostra assenza, lo dico in vostra presenza, è stato un peccato criminale, nel senso che tu lo scudetto lo puoi anche non vincere, però la volata finale fino all'ultimo io me l'aspettavo, Napoli, Milan e Inter, ed ero fiducioso, non mi aspettavo dopo Bergamo quel crollo, è stato per me un crollo psicologico, anche perché poi la Fiorentina, purtroppo nel calcio ci sono anche le controprove, la Fiorentina a Napoli non è venuto a fare il Real Madrid, il Manchester City e il Liverpool, era una squadra normalissima, battibile, e l'ha dimostrato che poi ha perso Salerno, ha perso Milano, ne ha prese 4 in casa dall'Udinese, e non lo so, secondo me il problema del calcio è un problema di testa, e quando si è alzata troppo l'asticella Napoli non ha saputo reggere l'urto, e purtroppo è successo spesso nella storia. Mi dispiace perché quest'anno il Napoli doveva arrivare fino in fondo, almeno per lottare. Ma secondo te, Michele, faccio un attimo una domanda, volevo chiedere se, cioè, secondo te un allenatore, ecco, poteva captare qualche segnale di qualche giocatore che quella pressione non riusciva più a reggerla, ci avrebbe potuto Spalletti fare qualcosa da questo punto di vista, anche semplicemente facendo qualche scelta diversa? Con il senno del poi, sì, dalla poltrona, dal divano, sì, dobbiamo essere tutti bravi, siamo tutti bravi, però poi diventa complicato, perché il problema di Spalletti, che per me è un grandissimo allenatore, come allenatore nel vero senso della parola, lui è uno che allena, uno che la squadra l'impronta ce la dà, però poi quando arrivi a una certa età e non sei proprio alle prime armi, devi vedere anche un po' il curriculum, e purtroppo Spalletti è uno che il risultato minimo di base te lo raggiunge, ovvero in questo caso la Champions League, ma non è un vincente di titoli, perché l'ha dimostrato all'Inter, l'ha dimostrato alla Roma, è stato in lotta ma non ha mai vinto, si è vinto in Russia, lo Zenit San Pietroburgo, ma in Italia non ha mai vinto, quindi non è un vincente. Allegri, per esempio, secondo me non vale Spalletti come allenatore, e parlo allenatore, però ha vinto di più, certo voi mi direte ha avuto squadre diverse, però Spalletti quella roba lì gli è sempre mancata. Ti dico un'altra cosa che è un mio pensiero, tu questo campionato lo vince chi sbaglia meno, non chi non sbaglia, perché stanno sbagliando tantissimo, il Milan ha sbagliato, l'Inter ha sbagliato,
la Juve non si è mai presentata, il Napoli ha sbagliato nel momento peggiore, perché quando l'Inter ha sbagliato 7 punti in 7 giornate, poi il tempo per recuperare lo ha avuto, poi ha perso ancora terreno a Bologna e lì forse si è giocata lo scudetto. Il Milan pure ha perso punti, però il Napoli quando li ha persi, quando il tempo per recuperare non c'era più. Scusa Michele, questa tua analisi che è coerente e lucida, secondo te la sta facendo anche De Laurentiis? Cioè, a dispetto di quanto certi tifosi sostengono che lui lo scudetto non lo vuole vincere, ma secondo te non si è amareggiato che il Napoli non è rimasto in lotta fino alla fine e potrebbe avere delle conseguenze? Mi spiego meglio, potrebbe pensare di avvicendare l'allenatore in panchina? No, allora la mia risposta è: chi dice che De Laurentiis non voglia vincere lo scudetto è da rinchiudere, è un pazzo squilibrato, perché un presidente che ovviamente potrebbe vedere i fatturati aumentati, tutto un business internazionale che gira, è l'ego personale, e il Napoli che vince lo scudetto, cioè io De Laurentiis, se lo sperare che Napoli non vince lo scudetto, non lo vuole vincere, è follia ragazzi. Al massimo non farà follie per vincere lo scudetto, perché forse poi sa che non lo vince, questo è un altro discorso. Cioè, se devo fare quello che ha fatto senza alla Roma, De Laurentiis per me giustamente non lo fa. Poi ci sono gli equilibri, nel senso che ai tempi di Sarri, ai tempi di Spalletti, sai che c'è la possibilità di vincere lo scudetto, cavolo, uno sforzo fallo Aurelio, però questo è un altro discorso. Ma se mi dici no, De Laurentiis se non vuole vincere lo scudetto, De Laurentiis si sta rosicando perché voleva vincerlo a suo scudetto, ci mancherebbe altro, ma non è giustamente da imprenditore, non è disposto a svenarsi o a far fallire tutto il suo patrimonio perché il Napoli deve vincere lo scudetto, e lì fa bene, perché non deve fare come Cragnotti alla Lazio, non deve fare come Tenzi alla Roma, non deve fare comunque per quello che ha fatto di buono Cicciore alla Fiorentina. Bravo De Laurentiis in questo caso. Altra cosa che ti voglio sottolineare rispetto alla tua domanda, Spalletti, l'avvicendamento Spalletti non è Gattuso. Se va allo scontro De Laurentiis, Spalletti fa come Mazzarri a Cagliari, se ne va e vuole essere pagato fino all'ultimo centesimo di euro. È proprio per questioni di bilancio, per questioni economiche, De Laurentiis, anche se oggi, ma non lo so, facciamo caso che oggi vuole mandare Spalletti via, non lo manderà via perché non si permettere mai due allenatori e li propaga. E questa secondo me è la verità più vera che c'è. Michele, non fa una piega il tuo discorso precedente, però se posso metterci comunque un minimo di polemica, tu sai che nel calcio la comunicazione, che è una cosa di cui ti occupi insomma da tutta la vita, è una cosa molto importante anche nella fidelizzazione del tifoso. E se De Laurentiis stava rosicando, come tu dicevi, cosa molto probabile, per non aver vinto lo scudetto, forse farlo trasparire un po' di più, un po' creare anche un po' di umanità con il tifoso che ci è rimasto male, invece di dire ma che ce ne frega, tanto dobbiamo andare in Champions, ci bastano 4 punti nelle ultime 4 partite, proprio per aiutare, no? Quel senso di unione che a volte si è perso tra l'ambiente e la società, avrebbe potuto farlo, no? Ma sì, ma cosa vi deve dire? Proprio perché sta rosicando, dice ma che me ne frega, devo andare a quarto in classifica, mi va bene così, ma sta rosicando. Se il tifoso del Napoli pensa no, De Laurentiis non se ne frega niente, non ha capito nulla. De Laurentiis è imbufalito, e la reazione che ha avuto post Empoli, che voleva spaccare eventualmente tutto quando si è parlato dell'addio di Spalletti, è la dimostrazione di quello che ti sto dicendo. Poi è naturale, ti faccio un esempio, una squadretta di Serie D. Però così alla gente non arrivi, capito? Questo dicevo io. A un certo punto stavo per arrivare primo in classifica, poi ho perso terreno, da -3 sono scivolato a -8, se va bene chiudo secondo, terzo, e mi va benissimo, ma pure io faccio il figo che dico ma date che me ne frega, l'importante è arrivare ai playoff, ma secondo te non volevo vincere il campionato, anche se non ho fatto investimenti per vincere il campionato? Siamo tutti così, dall'A alla Z, dalla piccola al grande, da quello scarso a quello più bravo. De Laurentiis, se ci mancherebbe altro che lo voleva vincere lo scudetto, ma non vuole dare ai nemici, ai avversari, a chi volete voi, delle soddisfazioni per dire ho perso lo scudetto. Ma è ovvio che il tifoso del Napoli sa bene che De Laurentiis, chi vive di calcio, chi fa calcio poi da tanti anni, vive di passione oltre che di bilancio a posto. Ma il fatto che De Laurentiis provi a tenere il bilancio a posto come lo tito non è una pecca o un difetto, è un merito, perché garantisce comunque un futuro ad una società che, vi ricorderete, ai tempi di Naldi, Corbelli e tutto via dicendo, avete passato comunque dei guai importanti proprio per la cattiva gestione economica. Ma in 30 secondi, Michele, sarà un Napoli rivoluzionato secondo te l'anno prossimo? Secondo me no, 2-3 partenze, 2-3 acquisti, asticella sempre alta, sperando che le romane non colmino questo gap, perché Milan e Inter le vedo ben messe, la Juventus comunque per le prime 4 posizioni europee ci dovrà sempre essere, Napoli se la giocherà con la Roma in primis, che comunque vuole fare, vuole avere un progetto di crescita. Per fortuna il Napoli, la Roma quest'anno non si è presentata per la lotta al scudetto, ma neanche
per la lotta Champions, per me va bene la finale di Conference, ma è una grande delusione a livello di campionato José Mourinho. Il Napoli voto 7, 7 e mezzo, poteva essere 9-10, peccato, ma va bene sotto il punto di vista di quello che era l'obiettivo da raggiungere. Assolutamente. Michele, ti ringraziamo davvero per il tempo che ci hai dedicato. Ma ho sempre detto, un onore, ti gonfia la rete, compiate quella giusta. Ciao ragazzi! Alla prossima, grazie. Ciao, a presto. Grazie al direttore Michele Criscitiello. Ci scrive Fabio, poi ci fermiamo. La cosa più surreale della storia del revisionismo su Ancelotti è la frase: che lo prendi a fare se poi non gli fai la squadra? Ma che senso ha? Perché se la fai a Colantuono la squadra per vincere lo scudetto, non lo vince anche lui? Io gli ammannanza, chiude così Fabio. Credo che sia un concetto di una tale elementarità, non so se esiste questa espressione, però guarda che non è così, cioè, che questa è una frase che io ho sentito veramente migliaia di volte. Che prendi a fare uno come Ancelotti se non gli prendi Di Maria e Benzema? Ma Di Maria e Benzema vanno bene pure a me, Auriemma, non è che è solo da Ancelotti. Io penso Maria che anche Spalletti li voleva Di Maria e Benzema. Verrebbero a Napoli poi, pur avendo la disponibilità, tra l'altro, io non credo. Tra l'altro. Fermiamoci adesso, poi torniamo col finale dedicato interamente a voi, 0816 36 363, per intervenire al telefono, 339 666 9990, per altri WhatsApp, a tra poco. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma, si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma, si gonfia la rete. Un'altra cosa che mi fa torcigliare, caro Raffaele, è questa specie, diciamo, di invidia nei confronti della Roma per la finale europea che si andrà a giocare. Tutto a posto, io sono molto contento che la Roma si giocherà questa finale, spero che la vinca addirittura, però la Roma ha affrontato il Leicester come unico avversario che anche il Napoli ha superato, lo ha affrontato in semifinale, e per vincere la Conference League devi parteciparci prima, no? Se no non puoi vincerla, mi sembra ovvio. Se devi parteciparci, allora devi fare settimo, ottavo posto in campionato, cioè se volete fare il settimo, ottavo posto in campionato, mi fa piacere che questa sia l'ambizione, no? Sì, però bisogna anche dire che arrivare a giocare una finale è sempre difficile. Ora, al di là del fatto che l'invidia non la condivido manco io, ma ci mancherebbe che io parto con l'ambizione di arrivare in finale di Conference League. Ci arrivi, bravo, infatti mi è piaciuta la Roma, mi è piaciuto il coinvolgimento molto anche della a me, di Mourinho. È un modo per gratificare una stagione non eccellente della Roma. Arrivi comunque in finale di Conference, la vinci pure, e tu veramente già hai messo un tassello importante nella tua storia da allenatore della Roma. Mi riferisco a Mourinho, che comunque il suo contributo lo ha dato, perché Mourinho è un allenatore che determina. Ora, qualche volta in campo può commettere degli errori, ma tutto il resto lo fa nella comunicazione, lo fa nell'esperienza. Parliamo di un allenatore che ha vinto il triplete con l'Inter, ed è l'ultima squadra che c'è riuscita. Allora questo ti dà anche la misura di come i Friedkin nei prossimi anni lotteranno per lo scudetto. Io ne sono convinto. Tutto sommato, la Roma, se dovesse arrivare davanti a Lazio e Atalanta, ha fatto abbondantemente il suo campionato, no? Perché io credo che abbia qualcosa in meno di Milan, Inter, Napoli e Juventus per la Champions. Non è senz'altro uno scandalo che non sia tra le prime quattro. C'è Ciro al telefono, buongiorno, ciao Ciro. Buongiorno, ciao a tutto lo staff, siete unici. Grazie. Io volevo sapere una cosa da voi, ma si parla della cessione di Osimhen, oppure vogliamo dire Soliman, ma c'è qualcuno che sta all'altezza in Italia? Ma invece di andare avanti andiamo indietro, lo voglio sapere da voi che siete unici. E poi un'altra cosa, Raffaele, vediamo un po' a pressing, io lo vedo solo per te pressing, un po' più presto la sera. Io sono un tuo fan, Raffaele, sei unico. Grazie, Ciro. Grazie. Grazie Ciro. C'è qualcuno a livello di Osimhen in Italia? Non credo. All'estero qualcosa di diverso, ecco, non di meglio, ma di diverso e comunque di buono puoi trovare, no, Raff? Per prenderlo al posto di Osimhen? Se lui si diceva se va via Osimhen, qualcuno devi prendere, che per forza. Ci sono tanti nomi che girano. In Italia c'è solo Scamacca che il Napoli ha puntato, ma Scamacca chiede 5 milioni a stagione, cosa che il Napoli non è
non vuole corrispondere, tra l'altro, a un ragazzo che deve ancora dimostrare. Ci mancherebbe. Nicola al telefono, buongiorno. Ciao, ciao Raffaele, ciao Andrea, buongiorno. Ciao. Allora, io volevo porre una questione semplice e lineare. Noi sappiamo perfettamente che Milan, Juventus ed Inter sono abituati a vincere ed hanno quell'ambiente e quella mentalità. A Napoli questa mentalità, al di là di Re Diego, no Re Carlo, io direi Re Diego, nessuno l'ha mai avuta. Maradona sapeva di avere quel potenziale, si fece fare la squadra da Ferraino e vinse, e ha sempre detto dopo capiranno che cosa ho fatto, perché secondo me sapeva che dopo di lui difficilmente qualcun altro avrebbe vinto. È una questione di cultura di fondo, che possono passare squadre, presidenti, allenatori, secondo me a Napoli non c'è. Raffaele, Andrea, non so se siete d'accordo con me o meno, insomma. Beh sì, in effetti è vero, a noi manca questa cultura, e tra l'altro mi dispiace molto quando tante volte si sminuisce l'impegno di chi è qui per dire quanto è bravo un altro da un'altra parte, che probabilmente non vale neanche la metà di chi lavora a Napoli. Però è una nostra, è un nostro limite che Maradona era riuscito ad eliminare. Non c'è più Maradona, dobbiamo convivere con questi limiti nella speranza che prima o poi arrivi qualcuno con la personalità giusta per aiutarci a vincere. Altro vocale, ecco. Qui. Buongiorno Andrea, buongiorno Raffaele. Buongiorno. Per quanto riguarda il mercato del Napoli, si parla di Traoré. A me tecnicamente piace, sappiamo tutti, è bravo, però non è il calciatore che vorrei nel Napoli. Vorrei non il calciatore tecnico, vorrei il calciatore dinamico, di sostanza, capace di avere quel dinamismo utile a vincere le partite importanti. Non troppa tecnica già ce ne abbiamo in questa squadra, quindi ci manca sostanza, dinamismo, forza. È vero. Dai, Traoré comunque è uno che ne ha di sostanza e di forza. Però sul giudizio definitivo anch'io sono d'accordo. Cioè, immaginerei altri giocatori, non so tu, Raff, anche se è molto forte. Per carità. Se si vende Osimhen, dice questo amico, l'alternativa, diciamo, naturale potrebbe essere prendere Aubameyang, che poi è anche nettamente meglio. Ricordo che Aubameyang gioca nel Barcellona, che l'ha preso a gennaio, ma al di là di questo poi anche un ragazzo straordinario, che il Napoli ha inseguito in tempi non sospetti, prima di prendere Higuain, quando ancora non era Aubameyang, prima che andasse al Borussia Dortmund, per intenderci. Però oggi è anche un po' avanti con l'età, magari, per quelli che sono i piani del Napoli, oltre al fatto che Aubameyang a Napoli penso non ci verrebbe con le sue gambe, più che altro. Altro messaggio. Buongiorno Antonio da Portici. Infatti signor Auri, ma lei è una delle giornalisti che quando comincia la Coppa UEFA, l'Europa League, già da ottobre comincia a dire che è soltanto un fastidio, che dobbiamo pensare al campionato. Poi c'è la Coppa Italia e lei dice che la Coppa Italia l'abbiamo già vinta e quindi che la vinciamo a fare. E poi praticamente è arrivato ad aprile, quando lo scudetto ormai è andato, noi diciamo che non c'è rimasto nulla. Però noi siamo i pesantoni, i criticoni, gli imborghesiti, voi invece giornalisti ne uscite sempre all'impiedi. Quello che dite a settembre non vale a maggio. Io non lo so, guarda, ma la presunzione di soggetti come questo qui, no, non ha limiti. Innanzitutto non ho mai detto che siete imborghesiti, al limite non siete a conoscenza dei fatti, ma non dovete essere a conoscenza dei fatti. Voi dovete fare i tifosi e basta. Se siete capaci di discutere di pallone, ben venga, questo è il vostro territorio. Ma se non ne siete capaci e sapete solo puntare il dito, per invidia probabilmente, per frustrazione verso chi fa questa attività, e amici miei, soffrite in silenzio, vi prego, perché altrimenti dite un mare di cazzate. Ma io ho mai detto che l'Europa League è un fastidio nella misura in cui dobbiamo perdere l'Europa League? Io ho sempre detto che per me l'Europa League, per una squadra come il Napoli, che lotta per lo scudetto, che lotta per lo scudetto e non ha in panchina il Real Madrid di Ancelotti, in Europa League devono giocare i vari Zanoli, per me. Poi vai avanti, benissimo,
Andrei diciamo avanti, il discorso di Raffaele è che è insostenibile giocare l'Europa League il giovedì con i titolari per vincerla se stai già giocando per vincere lo scudetto, cioè vincerlo concretamente, no? Se poi mandi in campo qualche cambio e la vinci comunque, siamo solo felici, quello mi sembra ovvio, no? Ti ringrazio che tu abbia integrato il mio ragionamento, che è già chiaro, ma non lo è per la gente che non riesce a ragionare. Quelli che non riescono a ragionare ti fanno quei messaggini, si sentono pure simpatici, oh, poi ad aprile ci dimentichiamo quello che diciamo a settembre. Ma se c'è uno stronzo che dice le cose a settembre e le ripete ad aprile, sta qui ed è il sottoscritto. Quindi o mi ascolti con attenzione o vattene da un'altra parte dove probabilmente trovi un contesto più degno della tua pochezza. Sta di fatto che il Napoli per l'Europa League si è giocata alla morte, poi ha preso il Barcellona e è andato a casa, e questo molto prescinde veramente parecchio da quello che possa dire o non dire Auriemma e dal fatto che ti possa piacere o meno. Altro messaggio. Carissimo Raffaele, quest'ultimo tifoso che ha mandato il messaggio secondo me fa parte di quella schiera di tifosi che basta che dicono i non colorati hanno detto tutto. Voglio bene Vincenzo da Crispano. Bravo Vincenzo, è così. Ci chiedono se De Ketteler, io faccio un po' di fatica con la pronuncia di questo ragazzo belga fortissimo, può essere un giocatore nel mirino del Napoli. È un grande talento che secondo me ha tanto mercato che è difficile. Io non credo, però il Napoli è sempre molto abile a portare avanti delle trattative, quindi vedi Kvaratskhelia, no? L'ha fatto in silenzio e l'ha chiuso. Non credo che ci sia De Ketteler nelle possibilità del Napoli, però ripeto, non credo, che non vuol dire non è così. Un ultimo messaggio e andiamo via, che si è fatta una certa, eccolo qui. Buongiorno Auriemma, ma è inutile stare lì a spiegare, sappiamo benissimo oggi chi sta parlando bene di e perché di Ancelotti, sono i due paggetti di De Laurentiis, Alvilecco. Va bene, al di là di tutto, diciamo che prendiamo per buoni i primi 10 secondi del messaggio, non serve continuare a parlarne, infatti io spero che davvero non ne parleremo più di questo revisionismo ancelottiano, onestamente. Noi chiudiamo, ma Raffaele, sì. La cosa che mi fa specie è che si punta il dito verso chi ha criticato Ancelotti, ma non ci dice nulla di De Laurentiis però, perché... Se vogliamo, chi ha mandato via De Laurentiis non è stato né Auriemma, no, né Falco, né Tony Mola. La versione ufficiale di quel movimento lì è che De Laurentiis l'abbia fatto per accontentare i napoletani, i quali napoletani sono stati così azzuffati da quei giornalisti tipo Auriemma, e con la torcia volevano la testa, quindi alla fine è colpa tua, capito? Non è colpa di De Laurentiis, è colpa tua. Vabbè, dai. Dobbiamo chiudere, torniamo lunedì, domani ci guardiamo questo Toro Napoli e capiremo se lunedì, per curiosità, il Napoli sarà ancora aritmeticamente dentro o meno la corsa a scudetto, e comunque finché non è finita noi la continuiamo a seguire. Grazie a Tony Molà alla parte tecnica, grazie a tutti voi per averci seguito, grazie soprattutto a Raffaele Auriemma. Ciao Raff, buon weekend. Ci sentiamo lunedì. Adesso un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte, quindi restate sintonizzati con la nostra emittente, noi ci ritroviamo lunedì. Ciao.